Molo Sud del Comune di San Benedetto del Tronto, museo d'arte sul mare. Siamo qui perché esattamente il 14 giugno ha avuto termine la 18ª edizione del simposio di pittura e scultura, la 18ª edizione di questa grande manifestazione voluta, organizzata e promossa dall'associazione L'Altra Arte in collaborazione con il Comune di San Benedetto. Tanti gli artisti provenienti da tutto il mondo che si sono cimentati nella realizzazione di vere e proprie opere d'arte, i massi che sono stati plasmati, trasformati, modellati in opere di pittura e di scultura. Sicuramente molti gli occhi catturati dalla magia, dallo spettacolo che questo connubio tra arte e mare può regalare. Un connubio che va assolutamente a regalare delle emozioni, anche perché un artista partecipante al simposio Scultura Viva 2014 ha voluto rendere omaggio e ringraziare il Comune di San Benedetto attraverso un'opera da realizzare che sta per concludersi presso il quartiere dell'Agraria, dove insiste un polo associativo, tante le associazioni culturali del Comune lì presenti, un quartiere di residenza popolare. Sicuramente molti poeti, letterati, artisti, musicisti si sono cimentati e soprattutto inorgogliti nel dare una definizione, nel regalare una definizione all'arte. Andiamo per questo a trasferirci presso il quartiere Agraria per capire cosa significa l'amore per questa emozione, che altro non è che l'espressione artistica, cioè la libertà individuale delle emozioni. Lo chiederemo all'artista realizzatore di questo grande murales alto 17 metri e largo 10. Questa palazzina, la cui facciata è stata impreziosita da un'opera assolutamente formidabile, una opera alta addirittura 17 metri e larga 10, realizzata dall'artista partecipante al simposio di pittura e scultura svoltosi e conclusosi il 14 giugno a San Benedetto presso il Molo Sud. Lui si chiama Marco Burresi, viene da Firenze. Chiediamo chiaramente l'amore per l'arte cosa significa, il significato di questo grande murales, uno dei più grandi del centro Italia. In questo lavoro, che ancora non ho finito, ho cercato di rappresentare il peccato con la raffigurazione lassia del serpente e la mela e la purezza raffigurata da un cigno umanizzato, quindi è un po' il rapporto che può intercorrere fra la purezza e, e il peccato e comunque la tentazione. Dunque, un cigno umanoide che un pochino rannicchiato, alla cui altezza c'è questo serpente vicino ad una mela, assolutamente il simbolo del peccato, quanto però il personaggio può essere ombrato di malinconia e quanta invece ironia nell'opera c'è. Questi sono più o meno personaggi che faccio da sempre, che sono un mix fra malinconia sì, ma anche ironia, perché comunque tutto il mio lavoro parte da una riflessione su dei personaggi che possono essere sia burattini sia umani e quindi hanno delle caratteristiche di entrambi, cioè sono sia malinconici e in alcuni casi anche un po' tristi come dei burattini fermi e mobili, e in altri casi sono ironici perché comunque l'ironia fa parte, penso, della vita e quindi diventano simpatici in alcuni casi, mentre in altri casi sono solamente delle figure statiche su un muro. Ecco. Sì, ringraziamo Marco Burresi, in arte Z1 o Z1, che viene direttamente da Firenze, un omaggio quindi alla città di San Benedetto che si inorgoglisce di questa grande opera, ripetiamo, un grande muro come lo definiscono gli addetti al settore, la street art che coinvolge questo quartiere di residenza popolare. Da San Benedetto è tutto, Open Web TV, Piera Ruffini.